Il prodotto artistico francese era simile a quello italiano, scenografie arrangiate e molte canzoni mutuate proprio dal nostro repertorio. Da Dalida, che riproponeva in francese La pappa col pomodoro di Rita Pavone, a Miguel Cordoba, che rileggeva a modo suo Abbronzatissima di Edoardo Vianello. Le oli, le oli, car il faut bien que l'on comprenne que si l'on veut que le succès vienne, une musique doit être primée, assez et pour pouvoir se danser. Rien ne peut rivaliser avec le plus excepté. Quoi? Ma la svolta dello scopitone arrivò con l'ingaggio di alcuni giovani registi come Alessandro Tartat, Alain Brunet, Robert Valli, ma soprattutto Claude Lelouch. Fu proprio Lelouch a dare un'impronta nuova ai filmati, facendo uscire la cinepresa dagli studi e azzardando coreografie anticonformiste come in questo Alli Galli della cantante e attrice Lynn Renault. Mais ami, je ne sais pas pourquoi. C'est idiot, pourtant c'est comme ça. Dès qu'une fille passe devant moi, même si elle ne me sourit pas, je vous l'avoue, c'est insensé. Oui, j'ai les jambes qui se mettent à trembler. Regarde un peu ce beau garçon, je voudrais bien connaître son nom. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Crois-tu qu'il m'a remarqué? Crois-tu qu'il aimerait m'embrasser? Oh, oh. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Il re del rock francese Johnny Hallyday e sua moglie Sylvie Vartan erano gli artisti più gettonati dello scopitone. C'erano poi star internazionali che comparivano sia sul cinebox che sullo scopitone, come le gemelle tedesche Alice ed Ellen Kessler. Ti prego amore, dimmi di sì, sogniamo ancora sul Bois de Boulogne, ceniamo ancora con del pollo e champagne, e poi danziamo ancora insieme, oh mon chéri, je t'aime. Loin de tes bras, tout m'en diffère, et j'oublierai auprès de toi la terre entière. Bon baiser, à bientôt. Vois-tu que m'importe la vie, les fleurs, le soleil ou la pluie, sans toi tout me paraît moins beau. Altro caso di artisti a duplice uso, quello dei Brutos, il gruppo italiano all'epoca più popolare in Europa. I Brutos erano capeggiati da Aldo Maccione, lavorarono per il Cinebox, ma in Francia furono intercettati proprio da Claude Lelouch, che li diresse in questa ed altre pellicole per lo scopitone. At the end of my prayer. Successivamente, per i suoi film, Lelouch scritturò il solo Maccione, consentendogli di diventare attore brillante di larga popolarità. Voilà ce qui arriva. Elle doit maintenant s'élancer hors de l'onde. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. Le chef de gare est là, le voilà.
Nei primi anni 60 la maggiore libertà di costumi della Francia rispetto all'Italia consentiva allo scopitone di giocare la carta sexy nei suoi filmati, cosa che al Cinebox rimaneva ardua per via della commissione censura del Ministero dello Spettacolo deputato ad autorizzare ciascuna pellicola. Anche questo favorì il concorrente francese nell'affermarsi maggiormente sulla scena internazionale, ma il sorpasso definitivo avvenne quando Cinebox e Scopitone si misurarono sul territorio americano. Quando questa dolce estate... I produttori del Cinebox si limitarono ad esportare negli Stati Uniti apparecchi e pellicole realizzate soprattutto in Italia, con artisti per la stragrande maggioranza assolutamente sconosciuti al pubblico americano. I concorrenti dello Scopitone si accordarono invece con Hollywood. L'attrice Debbie Reynolds divenne produttrice di filmati, utilizzò le magie del Technicolor, chiamò a raccolta cantanti americani famosi e coinvolse registi giovani ma promettenti come Robert Altman. La tecnica del taglia e cuci di sequenze, tipica del promo musicale con innesti sexy, creò anche qualche grana. My understanding is that none of the artists had anything to do with the films. Per quanto ne so, nessun artista contribuiva alla parte creativa del filmato. Si presentavano sul set e spesso non erano a conoscenza dello svolgimento delle scene. Accadeva pertanto che per qualcuno il risultato si rivelasse addirittura scioccante. C'era un gruppo chiamato Back Porch Majority che realizzò un filmato per lo Scopitone all'inizio del 1966 intitolato Mighty Mississippi. Si tratta di una nota canzone folk. Gli artisti non erano presenti in tutte le sequenze delle riprese. Osservando il film si notano numerosi tagli tra le immagini del gruppo che canta e quelle in cui ragazze saltellano in biancheria intima. E Back Porch Majority non avevano idea di come sarebbe stato montato il filmato e fu per loro un vero shock assistere alla loro seria esibizione intervallata da scene di uomini che correvano dietro a donne in slip reggiseno attorno ad un barcone. Pertanto, credo nel marzo del 1966, fecero causa allo Scopitone per diffamazione, sostenendo che il film ledeva la loro immagine. Non vinsero, ma i produttori dello Scopitone rimasero comunque sconcertati dal fatto che qualcuno potesse ritenersi tanto indignato per il loro lavoro. I could have loved her like brandy and wine, but I was the last one in line. Now I know a secret I'll pass on to you. A yellow-haired woman can never be true. Tick a tick a tack like Charlie Joe and Jimmy Jimmy Jack. My heart went tick, a tick a tick a tack, a tick a tick a tack. But I'm not unhappy. Ma le grane vere per lo Scopitone negli Stati Uniti arrivarono dalla distribuzione degli apparecchi. Sull'affare misero le mani i picciotti di Don Vito Genovese, ovvero Cosa Nostra. L'operazione mafiosa fu intercettata dalle autorità di polizia e per i jukebox con lo schermo, il francese e l'incolpevole italiano, già nel 1969 fu la fine dell'avventura americana. Un fallimento che costò patrimoni di dollari a molta gente, persino ad un giovane Francis Ford Coppola che aveva investito nello Scopitone un importante gruzzoletto. È stato molti anni fa, avevo un po' di soldi ma non abbastanza per realizzare un film e poiché avevo sempre ritenuto che cinema e musica andassero di pari passo, avevo pensato di investire nello Scopitone per guadagnare la cifra necessaria a produrre il mio film. Ma lo Scopitone non fu un successo e per l'idea di musica e immagini abbiamo dovuto aspettare MTV. Sì, è una storia vera. Perché vede, signor commissario, la nostra è un'azienda familiare. Io presto mi vado a setterare in Sicilia e non vorrei lasciare un brutto ricordo di me.
Certo. Aveva visto giusto il regista francese Henri Verneuil, che nel 1969, ovvero poco prima della chiusura dell'inchiesta americana, aveva girato il film Il clan dei siciliani, in cui al capomafia interpretato da Jean Gabin venne ideata l'attività di noleggiatore di scopitoni.